Ciao ragazze, ciao ragazzi, finalmente sono tornata a filmare, bene sì, sono viva, in tante, se mi seguite sui social eccetera sapete perché sono sparita per un po', quindi in questo video voglio parlarvi numero uno del cambio look che ormai sta scomparendo questo colore sui capelli, numero due appunto del filler che ho fatto alle labbra, quindi adesso saprete veramente tutto perché mi sono arrivate tantissime richieste, quindi cercherò di rispondere a tutte veramente, a tutte le vostre domande in questo video. Partiamo dal cambio look sui capelli. Come sapete sono stata da Goran Wheeler a Trieste, io vado sempre solo da lui, ormai è diventato tipo il mago dei miei capelli, quindi sì, sono stata da lui, abbiamo riattaccato le extension alla radice perché sapete che appunto ho le extension, quindi ogni tanto bisogna togliere quelle vecchie e riattaccare quelle nuove. Credo che questa sia l'ultima volta che le metterò perché i miei capelli sono cresciuti parecchio, quindi forse ancora una volta vedremo, ma prima del matrimonio comunque le toglierò sicuro. Abbiamo riattaccato le extension e poi una cosa che abbiamo fatto, allora ho fatto i colpi di sole soliti miei, un po' più chiari del mio colore naturale, e poi volevo così, siccome appunto sono extension e non rischiavo di rovinarle, poi comunque per il matrimonio le toglievo, volevo fare una cosa un po' più pazza e quindi ho deciso assieme a Goran e a Franzè di farli turchese. In realtà il colore appena fatto era tipo un blu elettrico molto molto bello, che adesso, perché non è proprio una tinta quello che ho fatto, volevo appunto che fosse provvisoria come cosa, quindi dopo un mese e mezzo se ne va. Adesso è diventato già un po' più turchese, che però mi piace tantissimo, e quindi è una figata perché sia per la tonalità di biondo, perché ce ne sono tante di tonalità di biondo, che per la tonalità del blu, del turchese, mi hanno fatto questa analisi cromatica, cioè tipo mi hanno provato tutti i colori, le sfumature possibili immaginabili di colore, fino a quando non siamo arrivati alla mia palette amica, cioè ai colori che su di me stanno bene. Alcuni li sapevo, altri no, quindi alcuni sono stati una sorpresa, altri già li sapevo. E voi lo sapete, insomma, la teoria dei colori ci aiuta a scegliere il trucco giusto, a scegliere il colore dei capelli, il colore dei vestiti giusto, quindi se siete di Trieste, del nord-est, insomma passate per di qua, potete farlo da Goran Wheeler, che credo sia, anzi sicuramente è l'unico a Trieste che offre questo servizio, quindi è una figata perché molto spesso appunto magari a una nostra amica sta bene, che ne so, una sciarpa di un dato colore, poi quando la compriamo noi magari su di noi non dà lo stesso effetto, questo è perché per via dell'analisi cromatica dei colori. Siccome per il filler ho dovuto aspettare un bel po' prima di ritornare a filmare, adesso vi racconterò tutta la mia esperienza, non avete visto subito il risultato finale, magari vi metterò sui social, l'avete visto, vi metterò comunque magari una fottina qua di com'era il risultato subito appena fatto, se appunto avete visto le mie foto su Instagram, su Snapchat eccetera lo sapete, ma appunto ormai il colore se ne sta andando. Stavo pensando che quando se ne va questo colore, di farli rosa, ma non tutti così, di fare un po' quel che ciocca, boh, non lo so, magari consigliatemi voi. Adesso ho questa roba assurda che voglio cambiare colore, ma prima del matrimonio voglio fare tutte queste cose pazze, tanto poi tolgo tutto. E quindi sì, questo è quanto credo quello che vi volevo dire per i capelli. Anche per il matrimonio sarà Goran a farmi l'acconciatura, le pettinature, che non so ancora quale sarà, mi farò sicuramente consigliare da loro. So di non volerli tutti raccolti, forse un half down, una roba del genere, un po' raccolti, un po' sciolti, non lo so, vedremo. Cosa mi consigliate? Consigliatemi un sacco di robe, un sacco di novità riguardo al matrimonio, vi devo fare un Get Ready With Me chiacchiericcio, un video chiacchiericcio per raccontarvi tutto perché davvero ho troppa roba da dirvi. Comunque, per quanto riguarda il filler, arriviamo proprio al clou di questo video, diciamo così. Volevo fare il filler al labbro superiore, ok? E le opzioni erano due, cioè potevo far finta di niente e ritornare così con questo labbro un po' più gonfio e dire ma no, ho messo solo il lip injection, un lip plumper eccetera, cioè potevo fare così, oppure potevo dirvi la verità e farvi un video dedicato che penso sia molto più onesto, e un video dedicato è anche molto più utile perché insomma saranno in tante magari le donne, le ragazze che ci hanno pensato, ci stanno pensando oppure l'hanno fatto e vogliono avere la mia opinione, quindi sono contenta di darvela e non volevo far finta di niente, non lo so, non è da me, dovevo per rendervi partecipi anche di questo, anche se mi immaginavano oddio cosa hai fatto eccetera eccetera però secondo me è sempre meglio essere onesti. Partiamo, allora, che cos'è il filler? Allora, quello che ho fatto io è un filler al labbro superiore, non ho toccato il labbro inferiore perché già sapete, cioè quello che volevo fare io era appunto
bilanciare il labbro superiore con quello inferiore. Non volevo ingrandire le mie labbra, ingrandire la mia bocca. Ho sempre avuto un po', non voglio chiamarlo complesso perché non è vero, cioè mentirei, però mi ha sempre dato un po' fastidio il fatto che il mio labbro superiore fosse sottile e quello inferiore così grosso. Mi ha sempre dato un fastidio assurdo. E quindi quando ho sentito parlare di questi filler ci ho pensato a lungo, voglio farli, li faccio, non li faccio, eccetera, lo faccio, non lo faccio. Il filler che ho fatto io è una cosa assolutamente reversibile perché dura tipo qualche mese, dura 6-8 mesi, poi dipende anche da persona a persona, quindi non so esattamente quanto durerà, ma questi filler sono fatti di acido ialuronico, quindi pian piano si riassorbono nel corpo e l'effetto svanisce dopo qualche mese, quindi non avrei mai fatto una cosa che mi rimane per sempre. Uno, perché non sapevo come sarebbe stato il risultato, quindi non mi fiderei mai di fare una cosa e d'averla là per sempre, cioè come una volta si faceva il silicone e poi ti tieni queste labbra così. No, volevo una cosa naturalmente appunto reversibile per poter decidere poi se continuare a farlo, non continuare a farlo, si può fare qualche volta, 2-3 volte, poi non farlo mai più, insomma poi le labbra tornano, il labbro, in questo caso il labbro superiore, tra appunto 6-8 mesi eccetera, torna come prima. Credo comunque che lo rifarò perché sì, mi piace molto il risultato, mi piace molto adesso, secondo me la mia bocca è molto più proporzionata, non lo so, mi piace molto il risultato. In tantissimi mi avete chiesto se fa male e eccetera eccetera eccetera, quindi partiamo dal presupposto che io ho una soglia del dolore abbastanza alta, quindi da me è raro sentire "ha fatto tanto male", non ve lo dirò mai. Quello che posso dirvi è che è molto molto simile, se non praticamente uguale, alle anestesie che vi fa il dentista prima di curarvi una carie. Se avete mai fatto un'anestesia dal dentista è la stessa identica cosa. L'acido ialuronico all'interno ha anche della codeina, se non sbaglio si chiama così, credo sì, ed è l'anestetico che usano i dentisti. Quindi quando loro vi iniettano l'acido ialuronico, la prima puntura la sentite tutta, dopodiché mentre vi iniettano l'acido ialuronico vi iniettano anche un po' di codeina, quindi un po' di anestetico, quindi sentirete appieno soltanto la prima puntura, le altre no. Perché vi dico questo? Perché non ce n'è solo una, naturalmente. Per fare l'intero labbro vi faranno, io non lo so quante me ne ha fatte, veramente di punture, perché però non ero proprio in condizione di controllare e chiedergli, perché avevo un po' paura, devo dire la verità, però credo che me ne abbia fatte almeno 3 da un lato, 3 da un altro. E quindi la prima la senti, poi insomma non si sente quasi più niente, però appunto la mia soglia del dolore è alta, ma vi garantisco che è una cosa sopportabilissima. Mi è stato detto, ma mi sono già informata, che le labbra mi è stato detto che le labbra si sarebbero potute gonfiare, ed è esattamente quello che è successo a me, naturalmente. È un po' come quando ho fatto il piercing alla lingua. Mi hanno detto: guarda, può essere che la tua lingua si gonfi, può essere che non si gonfi affatto, può essere che si gonfi un poco, naturalmente cambia da persona a persona. Io, logicamente, che sono, cioè, la persona più fortunata al mondo, naturalmente mi ero ritrovata una lingua tanta che per una settimana non sono riuscita a mangiare e quasi nemmeno a bere, quindi sapevo, per esperienza, sapevo che anche con il labbro sarebbe stato più o meno uguale. Perché? Perché già mentre mi stava iniettando l'acido ialuronico, il mio labbro ha cominciato a gonfiarsi tipo papera pulsante, e il giorno dopo ero veramente, veramente, cioè, assurdo, non riuscivo a muovere il labbro, gonfissima. Mi è spuntato un ematoma, un piccolo livido nel labbro, ma è normalissimo, succede a un sacco di persone. Dopo 4-5 giorni il livido è scomparso, si è riassorbito e piano 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 ha cominciato a sgonfiarsi anche il labbro, però ci ha messo tanto. Io c'è da dire che la prima volta non ero tanto soddisfatta, perché anche questo può succedere, proprio per questo che bisogna sempre informarsi tanto prima di fare qualsiasi cosa, perché non è una stupidaggine fare il filler e non lo consiglierei a chi è piccola, ve lo dico chiaro e tondo. Può succedere che magari il filler, l'acido, vada un po' più a destra, un po' più a sinistra, e poi bisogna ritornare per un ritocchino. Non fa male, io non ho avuto nessun tipo di problema o complicazione, però sono cose che possono succedere quando mangi, quando parli, quando muovi la bocca, può darsi che si sposti un pochino, e questo è quello che è successo a me, si era spostato un po' verso destra. Quindi sono dovuta, quando il gonfiore stava passando, sono dovuta tornare per sistemare il tutto, e quindi poi là il mio periodo di guarigione si è allungato, naturalmente.
ora dalla sistemazione sono passati 10 giorni e ancora il mio labbro non è completamente a posto. Lo vedete, non so se si riesce a capire, io non ho voluto filmare prima di oggi veramente perché mi vergognavo troppo, perché ho ancora il labbro gonfio, ancora non si è sgonfiato del tutto, ci vuole una quindicina di giorni, io oggi sono al 10º, quindi ancora per 5 giorni il mio labbro si sgonfierà, il che appunto è normalissimo se io ho amiche che l'hanno fatto e dopo 3 giorni non avevano più niente, ecco, quindi ve lo ripeto, è molto individuale ciò. Sono finalmente al 10º giorno, finalmente mi sono decisa a mettermi a filmare, anche se appunto è ancora un po' gonfio da questa parte e dall'altra, ma appunto vi ripeto, sono molto soddisfatta del risultato, sicuramente lo rifarò tra 6-8 mesi quando insomma sparirà l'acido ialuronico, lo rifarò, però sono molto contenta, anche devo dirvi che si tratta di una cosa che appunto poi si riassorbe, quindi non andrei mai, almeno per il momento, mai dire mai, però non andrei a modificare qualcosa del mio viso per sempre. Spero e credo di avervi detto tutto, la mia esperienza, io ero cagatissima quando sono arrivata là, ma veramente cagatissima, cioè io ero così tipo, però dopo la prima iniezione ho capito che non era niente di che e io mi sono rilassata, quindi ho detto vai, non ti preoccupare, quindi questo è quanto. Non se alcuni ho sentito dire che sentivano quando l'acido ialuronico gli entrava nel labbro e faceva male, io non ho avuto questo problema, non ho sentito niente, sarà che anche questo è una cosa importantissima. Io ho sentito che ci sono, cioè, estetisti, assistenti di medici che fanno questo tipo di lavoro, e io vi prego, voi, se qualcuno di voi deciderà di farlo, eccetera, solo da un medico, vi prego. Mi dispiace di essere stata così tanto assente quando mi scrivete dove sei? Cioè vi giuro, io ho un colpo al cuore perché mi sento davvero in colpa ad abbandonarvi, mi mancate un sacco, però non ero in condizioni davvero per mettermi davanti alla videocamera fino ad oggi, e ancora adesso appunto vi ripeto che sono un po' gonfia, specialmente dal lato destro. Non so se si capisce, però non è ancora questo il risultato finale. Non so se ci sono altre domande che volete farmi. Ah sì, il costo, allora vi parlerò anche di questo perché mi sembra giusto, può essere informativo, credo. Io ho pagato 300 euro per il filler solo al labbro superiore, poi naturalmente dipende dal tipo di prodotto. Un'altra cosa che vi voglio consigliare, io sono andata in un posto dove appunto il medico usa prodotti top di gamma, quindi se trovate un medico che vi chiede di meno, informatevi sempre sul nome del prodotto che usa, su che tipo di acido ialuronico si tratta e ricercatelo su internet, perché deve essere sempre un prodotto top della gamma, piuttosto pagate un pochino di più. Magari io lo so che si trova anche per 100-150 euro, però non mi fidavo perché appunto non era un prodotto, siccome è un prodotto che ok si riassorbe, però è comunque un prodotto che viene iniettato nel tuo corpo, quindi state attente con questo tipo di cose. Io non voglio spaventarvi, ok, perché per me è stata, cioè io sono molto soddisfatta, sono contenta, lo rifarò, però voglio che non sembri una cosa tipo ah sì vado bim bum e sono tipo Kylie Jenner. No, non è così, ogni persona è diversa, le nostre labbra sono tutte diverse, siate consapevoli del fatto che appunto, come è successo a me, se siete sfigate come me può succedere anche a voi, che per 2 settimane non ve la sentite di uscire di casa, e per me è stato davvero così. Tenete appunto conto anche di questo, non è un'operazione eccetera, però ci vuole il suo tempo di guarigione, che può essere anche appunto 10-15 giorni, quindi calcolate che non è una stupidaggine. Per quanto mi riguarda però sono molto soddisfatta, e quindi adesso naturalmente poi leggerò tutti i vostri commenti su cosa ve ne sembra eccetera eccetera, ma appunto questo è quanto, e sono contenta di avervene parlato perché appunto ho pensato per un nanosecondo, boh, non dico niente, però mi sarei sentita troppo in colpa, vi giuro, non potevo non raccontarvi. Sono contenta di avervi detto già quando ci pensavo il filler, e sono contenta appunto di avervi raccontato anche insomma com'è andata eccetera eccetera, perché voi lo sapete, per me mettermi davanti alla videocamera è assurdo, probabilmente sono fuori di testa, però per me è tipo come mettermi, non lo so, con una mia amica, andare a bere qualcosa, a bere un tè caldo con una mia amica e chiacchierare con lei, quindi così ho chiacchierato anche con voi. Peccato che voi non possiate rispondermi in tempo reale, anzi devo fare un live veramente, perché adesso so che YouTube ha lanciato i live
eccetera eccetera, e devo farlo anch'io, o su Instagram o su YouTube. Scrivetemi se vi potrebbe far piacere, e soprattutto una cosa che vorrei capire è su che tema vorreste, cioè tipo non lo so, così vorreste vedere, che ne so, le mie borsette, o volete che vi faccia un live con Gatto Denver mentre rispondiamo io e Gatto Denver alle vostre domande. Quindi insomma, fatemi sapere, mi piacerebbe tanto fare un live, non ne ho mai fatti, il che è assurdo perché li fanno tutti tipo tranne me. Quindi questo è quanto, spero di aver risposto a tutte le vostre domande. Comunque, qualsiasi cosa, ultimamente mi sto prendendo sempre un po' più di tempo per rispondere ai vostri commenti nei video, spero che si sia notato, non lo so, spero di sì. Quindi se avete altre domande sul filler eccetera, scrivetemi pure nei commenti, perché cercherò di rispondere, specialmente magari se c'è una domanda molto gettonata, appunto metteteci il mi piace anche voi, così rispondo, perché voglio veramente insomma che la mia esperienza aiuti. Quindi questo è quanto, io vi mando un bacio gigantissimo e noi ci vediamo alla prossima. Ciao.